nostri bambini. È veramente un grandissimo piacere, un ringraziamento va all'assessorato ai servizi educativi, all'assessore Di Maggio e a tutto lo staff per l'organizzazione di questa bella giornata. E ovviamente a tutte le autorità e rappresentanti del mondo della scuola, dell'associazionismo che sono intervenuti quest'oggi, e ovviamente al prefetto che ci onora della presenza e della partecipazione, a cui daremo poi la parola per un saluto. Oggi è una giornata importante per i ragazzi che ricevono questo premio. Un premio che, come è scritto qui dietro, è stato istituito nel 1947 dal Consiglio Comunale, dopo la guerra. Il Consiglio Comunale di questa città, come in altre parti del nostro paese, ha deciso di istituire questo premio non per i bambini e le bambine più brave a scuola, come si dice, ma per quei bambini e quelle bambine che nel corso dell'anno scolastico si sono distinte e distinti per atteggiamenti, aiuti, attenzione nei confronti dei propri compagni. Questo era il senso con cui i componenti del mondo civico della nostra città parecchi decenni fa hanno voluto interpretare questo premio. Pensate, dopo pochi mesi, dopo pochi anni, la distruzione della guerra, oltre alla ricostruzione di scuole, asili, ospedali, hanno pensato di istituire questo premio. Perché? Perché bisognava individuare una serie di figure che fossero, e ne abbiamo bisogno anche oggi. Oggi siete investiti, ragazzi, sì, di questo premio che vi onora, ma di una grandissima responsabilità che cerco di declinare all'oggi. All'epoca avevamo bisogno di persone che si fossero distinte nel tramandare alcuni valori, principi su cui si stava costruendo lo Stato democratico, cosa di cui abbiamo bisogno ancora fortemente oggi. Ma voi siete stati individuati dai vostri insegnanti perché nel corso dell'anno avete dimostrato tutti quelle attenzioni, quegli atteggiamenti su cui la nostra società, la nostra città vuole fondare delle solide basi. Ha bisogno della collettività, dell'aiuto di tutti all'insegna di quei principi democratici su cui la nostra Costituzione, il nostro Stato si fonda, ma anche di attenzioni quotidiane, di gesti quotidiani che voi avete fatto perché siete e sarete premiati tra un attimo e che dovrete continuare a fare per aiutare i vostri compagni, le vostre famiglie, le persone che incontrerete nel corso della vostra vita.